Presidente Johan, possiamo dire che comincia soprattutto a livello societario questa nuova avventura con la presentazione ufficiale e la realizzazione di un progetto, ma è l'inizio di un nuovo progetto. Beh, in effetti il cartellone che vedete dietro finalmente torna la A1 nell'Alta Valle del Tevere, nel senso che dal mese di marzo che non si parla di più di pallavolo nella nostra zona. In questo momento, avendo fatto questa collaborazione con Pallavolo San Giustino, siamo riusciti a creare qualcosa, credo, di molto molto importante, tant'è che credo che tutta l'Alta Valle del Tevere, anzi senza credo, si senta coinvolta. Abbiamo avuto il patrocinio da parte delle tre amministrazioni comunali, per il quale noi ne siamo veramente orgogliosi. Credo che questo primo passo sia quello strategico. Poi ci auguriamo che chiaramente il mondo imprenditoriale ci dia una grossa mano, perché senza quello non possiamo certamente andare avanti, e soprattutto poi anche il pubblico, che credo comunque non mancherà. Struttura societaria solida, basi importanti. Possiamo dire che a livello sportivo è stato fatto anche quest'anno un ottimo lavoro, perché si è confermato il blocco storico e sono fatti degli innesti mirati e molto importanti. Ma del resto non potevamo fare diversamente, in quanto abbiamo fatto i passi non secondo la gamba, abbiamo già fatto qualche passo in più, forse anche troppo, però sempre mantenendo i piedi per terra. Auguriamoci chiaramente che poi in campo loro possano dare il meglio e che il pubblico, quando esce, ne esca soddisfatto. Se poi chiaramente portiamo qualche punto che chiaramente che coloro che si riporteranno via dovranno sudare veramente le sette famose camicie, però insomma noi crediamo di aver fatto del nostro meglio, poi appunto il risultato del campo poi sarà quello veritiero, ecco.